Uomini e donne oggi, Giorgio e Gemma insieme a Torino? L'indizio. Uomini e donne Trono Over, Giorgio Manetti e Gemma Galgani di nuovo insieme? L'indizio che fa sperare. Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono probabilmente una delle coppie del Trono Over più discusse della trasmissione. La loro storia è ufficialmente finita, tuttavia, anche se i due hanno smesso di frequentarsi da tempo, nello studio di Uomini e Donne si continua a parlare di loro ancora oggi. I primi a tornare sull'argomento, bisogna dirlo, sono stati in primis i diretti interessati. Tra Giorgio e Gemma i motivi che li hanno spinti a non essere più una coppia sono stati spesso motivo di scontro. A 2 anni dalla loro rottura Gemma ha tentato ultimamente di riavvicinarsi di nuovo al suo ex, senza però portare a casa grandi risultati. Oggi cosa cambia? A far riaccendere le speranze dei fan della coppia una foto pubblicata da Giorgio Manetti su Instagram. Uno scatto normale dove il cavaliere si mostra felice e sorridente. Perché allora tutti hanno pensato che fosse insieme a Gemma? Ad accompagnare l'immagine una frase, saluti da una piovigginosa a Torino. Il protagonista del Trono Over, dunque, si troverebbe al momento nella città natale di Gemma, dove la dama oggi vive e lavora. Una casualità o un segno rivelatore? Certo è che, se così fosse, a non farsi sfuggire il possibile incontro tra i due saranno prima di tutto i ragazzi della redazione di Maria De Filippi. Trono Over vs Trono Classico, il pubblico da casa preferisce le dame e i cavalieri. Il Trono Over di Uomini e Donne continua ad essere uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi. A dicembre lo share registrato dalla trasmissione aveva battuto più volte quello del Trono dei più giovani. Nemmeno le puntate delle rispettive scelte di Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini erano riuscite a fare tanto quanto le dame e i cavalieri. Le vicende degli Over infatti sembrano appassionare sempre di più il pubblico da casa. I nuovi protagonisti del Trono Classico riusciranno a fare di meglio nel nuovo anno? A darci la risposta, ancora una volta, saranno gli ascolti.